X ha sollecitato la presenza di San Tommaso d'Aquino al Concilio di Lione, in Francia. Tutta la Chiesa aspetta gli insegnamenti del dottor Angelico, però lui non è più preoccupato per le cose terrene, pensa soltanto all'imminente incontro con Dio, in paradiso, come gli è stato rivelato. Di mandare al Concilio di Lione in Francia un grande filosofo e teologo, Tommaso d'Aquino, che Dio lo accompagni. Al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Eterna alleanza, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Hai parlato bene di me, Tommaso. Quale ricompensa vuoi? Nient'altro che te, Signore. Tommaso! Stai bene? Ma che ti succede? Da un tempo a questa parte non scrivi più niente. Ti vedo strano. Raccontami, perché non scrivi più? Non posso più. Ma devi ancora finire di scrivere l'ultima parte della Somma Teologica. Non posso più, Reginaldo. Promettimi in nome di Dio che non rivelerai mai ciò che ti dirò finché sarò in vita. Tutto ciò che è scritto è come paglia per me in confronto a ciò che ora mi è stato rivelato. Senti, dobbiamo partire per un viaggio. Il Papa ha chiesto la tua presenza al Concilio di Lione, in Francia. Dobbiamo andare subito. Beh, se Sua Santità ci chiama, dobbiamo obbedire. L'unica cosa che spero è che Dio, dopo aver posto fine alla mia opera di scrittore,
ponga presto termine anche alla mia vita. Avviamoci. Reginaldo si mettono in viaggio per il concilio. Durante il viaggio San Tommaso sente male e decide di recarsi a sua nipote, la contessa Francesca d'Aquino, al castello di Maenza. Sarebbe buono per la sua salute mangiasse qualcosina che le piacerebbe di più. Beh, mangerei volentieri delle aringhe fresche. Infatti in Francia a Parigi le mangiavo molto spesso. Certo, cercheremo delle aringhe. Ma dove troviamo delle aringhe in questo posto? Damigelle, andate al mercato a comprare delle aringhe fresche. Subito. Pesce fresco, comprate! Scusi, ha delle aringhe fresche? Mi dispiace, ma non ne abbiamo, abbiamo solo sardine. Possiamo dare un'occhiata? Certo! Sembra che Dio voglia molto bene a Fra Tommaso. Guardi, Fra Tommaso, qui ci sono aringhe fresche. Vi ringrazio molto. Salve! Chi è? Permesso, siamo i monaci dell'Abbazia di Fossanova. Abbiamo sentito che Fra Tommaso è qui. Siamo venuti a fargli visita. Ma Fra Tommaso è molto ammalato. Fra Tommaso, lei vuole venire con noi all'Abbazia di Fossanova? Beh, se il Signore deve venire a chiamarmi, preferisco stare in una casa di religiosi piuttosto che in un castello. Addio, zio, ti vogliamo tanto bene. Addio.
Addio, fra Tommaso. Fossanova, la stella che illuminava la chiesa, scelse Fossanova come luogo della sua partenza per il cielo. Questo è il luogo del mio riposo eterno. Vi giacerò qui perché l'ho scelto. Sono l'abate di Ovaldo, fra Tommaso, siamo lieti di ospitarla nella nostra abbazia di Fossanova. Ecco la mia cella. La ringrazio, abate di Ovaldo. Svanendo, mentre la sua luce cresce sempre di più. Ora riceve per l'ultima volta la Santa Comunione, il cibo che l'ha accompagnato per il resto della sua vita. Io ti ricevo, prezzo della redenzione della mia anima. Io ti ricevo, viatico del mio pellegrinaggio, per l'amore per il quale ho studiato, vegliato, penato, ho predicato di te a tutte le genti. Il corpo di Cristo. Amen. Insieme in paradiso. Tommaso è andato in cielo, dichiaro davanti a Dio che l'ho sempre trovato puro come un bambino e sono certo che non ha mai fatto volontariamente un peccato mortale. Fra Tommaso ora è diventato la luce più splendida al mondo e Fossanova il suo candelabro.
Grazie.